E dopo aver sconfitto la Lega Pokémon ed essere diventati i campioni di Johto, ci troviamo finalmente di nuovo nella nostra casa, dolce casa, nella nostra cameretta. Bentornati a una nuova parte del Let's Play di Pokémon HeartGold. Fa veramente molto strano essere nella nostra cameretta con un Typhlosion alle spalle e un team di Pokémon al 50, abbastanza. Ma ok, questo sta a significare che abbiamo compiuto un lungo viaggio per arrivare dove siamo arrivati adesso e che ora sarà tutto quanto... No, pare di no, perché il professor Elmo ha qualcosa da dirci. Bene, stavo per dire tutto quanto relax e godimento del proprio successo, ma a quanto pare no. Siamo tornati a Borgo Foglianova, il professor Elmo vuole vederci, fa molto anche strano non vedere Silver qui dietro che fa la pipì contro il muro. O sta spiando, poi dipende dall'età che avete comunque. Andiamo a vedere cosa vuole il professor Elm da noi. E ci chiama Gennaro Bullo. Ok, no, aspetta, adesso voglio vedere cosa vuole Gennaro Bullo. E la Drarz, qui Gennaro, come va lì? Dai, incontriamoci e lottiamo, sarà un'altra storia, vedrai. Percorso 30. Guarda, sono tentato di andarci, dato che mi trovo vicino. Quasi quasi ci potrei anche andare, non lo so. Salve, professor Elm. Lars, eccoti qui! Ti ho fatto venire perché ho qualcosa per te. È un biglietto nave, così puoi andare a catturare Pokémon nella regione di Kanto. E otteniamo il biglietto nave. Perfetto. La nave parte da Olivinopoli. Ma lo sapevi già, vero Lars? Certo! Sì! Non me lo ricordavo. Allora, adesso voglio fare una bella cosuccia. Andiamo a sfidare il Gennaro Bullo. Lo voglio sfidare assolutamente, no, perché adesso mi ha detto che le cose sono molto migliorate. Voglio vedere a che punto è arrivato il suo Rattata. Quanto forte è diventato. Voglio vedere i suoi progressi, li voglio sentire. Per me le chicocche non le prendo più perché tanto, cioè, servono a niente. Tanto le ho sempre raccolte, ma da Franze non ci sono andato neanche una volta, quindi. Alla fine. Poi ho tutto il team al completo. L'unico leggendario che volevo catturare l'ho catturato. Quindi ormai il discorso Ball non. A meno che non trovo uno shiny, ma questa è una possibilità che veramente io escluderei senza ombra di dubbio. Eccolo qui. Ti aspettavo, dai, cominciamo la lotta. Ok, dai, 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 dai. Vediamo un po'. Ha sempre un solo Pokémon. Raticate! Al 34! Beh, sei migliorato parecchio, eh? Però anche io non ho più ormai un Cyndaquil a livello 10. Mi dispiace. Oddio, poverino. Allora, mi fa nemmeno salire a livello 52, guarda. Ti devi allenare un altro pochino. Mi dispiace, devi... un PS suo. Mi dispiace, ma devi ancora molto 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 migliorare, purtroppo. Allora, adesso io direi di andare a Olivinopoli, una volta aver fatto questa quest. Ci vuole coraggio a chiamarla quest. E possiamo prendere la nave, quindi, e andare nella regione di Kanto. Oggi, nella parte di oggi, faremo solamente la nave, perché comunque non è una cosa da un minuto e siamo arrivati, ma nella nave c'è sempre una quest da fare, quindi. Quindi ci toccherà. Ok, curiamo i Pokémon anche se praticamente non sono stati feriti. Donna, andiamo. Benissimo. E andiamo a prendere questa bellissima nave che si trova, se non sbaglio, qui al porto. Ehi, professor Oak! Dlarz, traspiri l'aria di un campione. Guarda che sei campione, anche il Pokédex deve essere adeguatamente modificato. Su, dammi un attimo il tuo Pokédex che lo aggiorno. Sarà il Pokédex nazionale. E adesso finalmente abbiamo il Dex nazionale, benissimo. Completare il Pokédex nazionale non è impresa facile, ma vorrei tanto che ce la mettessi tutta, ma neanche per sogno. Ops, si è fatto tardissimo, devo registrare un programma per la radio di Fiordoropoli. Tu stai andando nella regione di Kanto, vero? A Biancavilla c'è il laboratorio in cui svolgo le mie ricerche. Se ti trovi a passare di lì, vieni a farmi vedere i progressi del Pokédex, eh? Bene, a proposito di completare il Pokédex, l'unica volta in cui l'ho fatto è stato in Pokémon Perla, sul mio Nintendo DS. E
e non lo so, non mi ha dato nessuna soddisfazione, quindi boh. L'unico gioco in cui vale la pena farlo sono quelli di prima generazione che ti danno l'attestato fighissimo, poi te lo stampi e te lo appendi in cameretta, come ho fatto io. Allora, eccoci qui nella nave. Oh mio Dio, mi stavi facendo... Ah! Scusami, vado di fretta! Ho perso mia nipote, è solo una ragazzina! Se la vedi, dimmelo, ti prego! It's quest time! Nipote time, ok. Iniziamo ad esplorare... Ma cos'è? Ma l'aereo? Sta passando l'aereo, dai! Ma... Cioè, come se il treno non bastasse. Questa è la nostra cabina, comunque. Come se il treno non bastasse anche l'aereo, ma... Io non lo so, guarda. Che razza di civiltà burbera! Iniziamo a sconfiggere un po' di trainers. Aia, golem. Aia, aia, aia. Caduta massi. Oh! Ok, 52. E passiamo avanti. Per fortuna ci saranno un po' di allenatori da sconfiggere, così almeno avrò l'opportunità di livellarmi in attesa di arrivare alla palestra. Voglio mettere davanti Dumbo, perché la prima palestra che affronteremo sarà quella del luogotenente Serge, che avrà Pokémon di tipo elettro, quindi con Dumbo andiamo sul sicuro, dato che le mosse elettro non hanno effetto su di lui, e abbiamo Terremoto, signori cari, che è una mossa che ha 100 di potenza base, più lo stab di Dumbo arriva un bel po'. Ah, questa è la tua stanza? Va bene. Ok, perfetto. Ma io vorrei allenatori, mi piacerebbe. Comunque bisogna andare al piano di sotto, già lo so. Però voglio fare gli allenatori, quindi affrontiamo questo questa bambina sul dorso del padre. Ok. Giusto. No, io allora mi faccio confondere sempre da una cosa. Terremoto sui tipi volanti. Se nello sprite hanno i piedi per terra, allora io automaticamente... Non lo so perché. Perché faccio questo ragionamento? Ma non lo so. Mi faccio ingannare da quello che vedo. Ok, Fenty e Teddy Ursa. Aia, però Terremoto colpisce anche Flamingo. Ok, vedo un schianto. Eh sì, ma io sono un geniaccio, sto usando Pallamber. Genio proprio, eh. Ok, sconfitta anche la coppietta di bambine, qui non c'è neanche uno strumento, ma perché? Come mai questo? Va bene, andiamoci a curare, va. Siamo già 8 minuti. Però, oh, questa non è la nostra stanza. Cosa? 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 No, no, Dumbo. Ok, ondeggia con il battello, me lo immagino, così si mette tipo a rotolare per tutto... Lasciamo stare. Eccoci qua. Z-z-z-z, eh? Ah no, non sto dormendo. Cioè, ok. Va bene, avrò 10 anni nel gioco, ma... Insomma... Non è che sono stupido. Questa è la nostra stanza. Cos'è quello spigoletto? E questa dovrebbe essere la nostra stanza, c'è cioè il PC. Perché non possiamo dormire? Ah, oh, aspetta. Ah, così! Ok, scusatemi, eh. Va bene, abbiamo dormito, perfetto. Scendiamo, ciao. Ehi là, un mangiafuoco. Aspetta un secondo! Autodistruzione. Ok. Bene. 51, ok. Magari posso dormire anche nelle stanze degli altri? No, beh, lo sapevo. E dentro, vediamo un po' quest'ultima stanza di questo piano. Cosa abbiamo? Dei letti. Posso dormire qui? No. Uffa. Devo andare per forza nella mia stanza? E passano anche le macchine. Ah no, questo è il treno. Ecco.
ci voleva il treno anche per questa parte, no? Che tra l'altro mi sono svegliato praticamente da poco, 5 minuti prima di iniziare la parte. Che bello, eh? Ho fatto colazione al volo e poi si registra. Perché il sabato e il lunedì si registra, dato che gli altri giorni non posso. Vai, Mr. Mime, torna ad aiutare la mamma di Ash a fare le commissioni, vai. Questo solo chi ha visto l'anime può capire, però sono un po' più in là della prima stagione. Aspetta, in che stagione era che la mamma di Ash aveva Mr. Mime? Era Oltre i cieli dell'avventura? O era la seconda stagione? Che Oltre i cieli dell'avventura, se non sbaglio, era la terza stagione della prima serie? Non mi ricordo più un cavolo, mamma mia. C'ho i DVD solamente della prima stagione, ovvero dall'inizio di una grande avventura fino a quando non va tipo alla Lega Pokémon e poi affronta Gary. Aspetta, devi andare a cercare. Ah, sì. L'ho visto sopra, adesso vado, eh. Dov'era quello scansafatiche? Se non sbaglio, in una di queste stanze qua. Non questa, quella di sotto. Eccolo qua. Ehi. Cosa? Io dormire? Ma come ti permetti? Ma ti pare che lascio la nave a se stessa proprio adesso? Piuttosto, sai che ti dico? Facciamoci una sfida di Pokémon. Wow, si è svegliato con la luna storta. Ok. Earthquake. Beh, non è durata molto, eh. Ah, ma perdere contro di te mi ha aperto gli occhi. D'ora in poi sarò più bravo e terrò gli occhi aperti. No, li terrò aperti gli occhi, specialmente al lavoro. Perciò ti prego, non dire niente in giro. Bene, torna sotto, va. Andiamoci a curare. Però sto livellando bene nella nave, eh. Ho già fatto due livelli 52. Adesso passiamo avanti, vediamo un pochino. Tutti al 51, quindi ok. Però di fare un po' Poliswag, perché Poliswag è ancora al 50. E mi sta chiamando di nuovo Gennaro Bullo. Wow. Due volte in una parte. Che cosa vorrà mai? Io credo che voglia sfidarmi con Raticate al 34, di nuovo. Ok, ora possiamo passare. Qui c'è un generatore che io, la prima volta che l'ho visto in Heart Gold e Soul Silver con la grafica migliorata, ho detto, oddio, adesso esplode tutto. E invece no, dai. Alla fine non è niente di pericoloso. Ok, corpo scontro, paralizzato. Corpo scontro, ciao. Adesso devo trovare la bambina, che quindi è sopra le scale. Stavo cercando un'altra via da quella parte, ok. Qui c'è la stanza del capitano ed è proprio qui che troveremo la bambina! E là! Capitano, vuoi giocare con me? Che noia, nessuno vuol giocare! Cosa, giochi tu con me? Allora giochiamo, a nascondino, io mi nascondo, eh! Chiudi gli occhi un attimo, no, aspetta! Ha chiuso gli occhi. Oddio. Scusami tanto se prendi un po' il mio posto. Anche se non sembra il capitano di nave, è molto indaffarato. La ragazza carina di poco fa è sparita da qualche parte. Ma secondo me. Ragazza carina. Cioè, tu avrai 70 anni, lei ce ne avrà 7 e basta. Senza lo zero dopo. Ma stiamo scherzando, ragazza carina. Ok, va bene. Lasciamo perdere, magari ha voluto solamente fare un piccolo commento. Non ha detto niente di male. Pedofilo. Allora, vediamo un pochino. Dove sei? Io non mi ricordo dov'è. Tanto per dirvelo. Mi sa che è tornata al piano di sopra oppure è ancora qui. Non me lo ricordo più. Eccola! Tu! Ah, finalmente! E tutto è bene quel che finisce bene. Torniamo a casa di nonno. A casa, nella stanza magari. Magari il nonno vive qui come un vagabondo, come un barbone abusivo, vabbè. Nonno, sono qui, stavo giocando a nascondino con questo ragazzo sulla nave.
Caro Delarze, hai avuto molta pazienza con mia nipote, devo ringraziarti. Ah, ma certo, accetta questo. E teniamolo a metà coperta per far evolvere Onix in Steelix e Scyther in Scizor. Insomma, avete capito. Siamo arrivati? Siamo arrivati? È approdata ad Aranciopoli, yeah! And ladies and gentlemen, here we are. Siamo ad Aranciopoli. Detta anche, com'è che si chiamava nell'anime Celadon City? Allora, Vermilion City, poi c'era Celadon City, Saffron City, però non mi ricordo qual era. C'è Suicune! Sta passando il treno! Come sempre, per un pelo! Ero convinto che se avessi aspettato qui, prima o poi avrei potuto afferrare Suicune. Invece se n'è andato per mare facendomela in barba. Però grazie alla mia costante ricerca sono riuscito bene o male a prevedere i suoi spostamenti. Suicune compare prevalentemente vicino all'acqua, ciò probabilmente vuol dire che... Scusa tanto, Drarzo, ma vado prima io. Ma fai pure, non mi interessa di Suicune. Fai, tranquillo. Ok, siamo arrivati ad Aranciopoli. Che praticamente è tale e quale ai primi giochi. Se non per il fatto che è stata adattata allo stile grafico della quarta generazione. Ecco, ovviamente. Io che volevo andarmi a prendere uno strumento in santa pace. Vabbè, facciamolo arrivare al 51, dato che manca niente praticamente. Ok, benissimo. Andiamoci a prendere questo strumento. Che è un Fortuna Roma. Beh, ok. E utilizziamo Surf. E torniamo a riva, andiamoci a curare. Nella prossima parte cosa faremo? Nella prossima parte visiteremo Aranciopoli e affronteremo anche la palestra, quella con il luogotenente Surge. Quindi nulla, adesso curami donna! E noi ci vediamo alla prossima parte. Grazie per avermi seguito, anche se la parte della nave veramente è una rottura di scatole farla ogni volta. E bye bye!